Salve, sui nostri video di Karma News abbiamo già affrontato il tema della medianità. L'uomo è un canale straordinario, è un'antenna, è un apparecchio ricetrasmittente che può comunicare con queste dimensioni o anche con le altre dimensioni. Spesso la medianità è usata solo per comunicare con i trapassati, ma c'è chi comunica con dimensioni molto più alte, con le guide spirituali e con gli angeli e forse anche con l'energia divina, che qualche volta si manifesta quando il canale è puro o quando il divino deve comunicare agli uomini. Io ho incontrato nel mio percorso alcune di queste persone che hanno comunicato con gli angeli. C'è anche illusione, proiezione, però ci sono delle persone che hanno dei canali aperti molto alti. E oggi volevo parlare proprio di questo e ho un ospite particolare che è venuto per noi da Lugano, René Lehmann. Ciao René. Ciao. René è un pastore protestante, è un filosofo, un teologo, insegna, fa psicoterapia, è un personaggio, di grande spessore, di grande profondità, e mi ha portato un libro che ha pubblicato la casa editrice, la sua casa editrice, Dio vi chiama, di cui adesso vi faccio spiegare. René, intanto, ciao, adesso Ciao. ti passo il microfono. Cosa ti ha colpito in questo libro? Questo libro è arrivato ad aprirti una strada o tu eri già su una strada di ricerca spirituale? No, quando l'ho incontrato in questo libro, era nel 75, e sono venuto dagli Stati Uniti per un sabbatico a Zurigo come teologo. E l'ultimo semestre dovevo fare una tesi che era abbastanza difficile. Così ero pastore a Berna della Chiesa Battista. E qualcuno mi ha detto che c'è qualcuno a Lugano che potrebbe aiutarti su questo tema. Io sono andato a Lugano, ho incontrato qualcuno, una famiglia che ancora oggi c'è la figlia, no? Che mi presenta questo libro, God Calling, Ich rufe euch, che io poi ho tradotto, Dio vi chiama. L'hai tradotto tu personalmente, quindi dal tedesco, Inglese, dall'inglese, dall'originale tedesco e dall'originale e l'hai inglese, tradotto in italiano. esatto, in italiano. Questo già in quegli anni. 75, ho cominciato il 75, perché mi ha colpito, cioè essendo all'ultimo semestre come teologo. No, le informazioni che ho ricevuto a scuola erano così diverse da quello che io leggevo in questo libro. Questi messaggi, questi messaggi succinti, no, che furono date a due lettrici, noi non sappiamo il loro nome, non le conosciamo, sappiamo che sono in Inghilterra e che avevano problemi anche loro nella loro vita. Cancro e anche erano povere, però hanno ricevuto questi libri, questi messaggi e li hanno scarabocchiati. Qualcuno in Inghilterra, Russell, si è interessato e ha voluto vedere se poteva pubblicarle. E loro gli hanno detto a una condizione: non vogliamo essere Nominate, nominate sì. anonimo. Perciò anch'io non ho scritto questo libro, era già stato scritto. Ho sempre cercato di vedere il contenuto sia dall'inglese che dal tedesco, no? Se è possibile portarlo anche sull'italiano, perché in Italia non c'era ancora questo libro. E ci ho messo 30 anni. E dopo 30 anni ho pensato, siccome non c'è in Italia, siccome i miei studenti e anche alcuni amici mi hanno chiesto di perché non posso
proporlo anche in italiano, no? Insieme ai miei figli ho deciso di farlo e la prima copia è uscita nel 2017. In Svizzera? In Svizzera, sì. Esatto, per l'italiano, per l'Italia. La Svizzera italiana? La Svizzera italiana in Ticino è... cioè... Quindi è distribuito anche in Italia, voglio dire? Vorrei, esatto. Ah, vorresti? È quello che vorrei, sì. Cioè, quindi questo è il progetto di esatto, distribuirlo. Esatto. Volevo fare un inciso. Sì. Questi libri sono molto particolari, io ne conosco altri come la Helen Keddy, Le carte degli angeli di Helen Keddy. E questi libri rispondono alle domande. Allora io l'ho aperto a caso, René, e dice: riposatevi bene, non è giusto affaticarsi, riposate affinché la vita eterna che scorre attraverso le vostre vene, il cuore e la mente, vi inciti a nuove imprese. Allora ne conseguirà un lavoro piacevole. Il lavoro compiuto con stanchezza non conta mai. Allora io sono 15 giorni che abuso di me perché vado a letto a ore folli lavorando tanto. Allora sembra un messaggio banale, sembra un messaggio che potrebbe dirmi anche la mia mamma per dire, ma io apro il libro a caso, questo tipo di libri a caso, e arriva un messaggio che serve in quel momento alla persona. Questi sono, perché c'è, è come se ci fosse una connessione col divino, non esiste il caso e quindi se io sono in un certo stato d'animo trovo la risposta che, di cui ho bisogno in questo momento, non io Manuela, io chiunque si mette in collegamento. Penso che sia successo anche a te. Questo è il punto, diciamo, fondamentale. Questi messaggi erano stati scritti per due donne, è privato, è molto... quasi quasi con tenerezza entro e leggo cosa hanno letto, cosa hanno scritto loro, che messaggio hanno ricevuto, no? E andando avanti a rileggerlo anno dopo anno ho avuto la stessa cosa, cioè improvvisamente un messaggio parlava direttamente a me. Ti è successo qualcosa di particolare con questi messaggi? Penso di sì, perché ha cambiato radicalmente il mio modo di essere, il mio modo di fare e anche la mia professione di pastore. Cioè sono sempre ancora pastore ordinato, ma non appartengo e non apparterò mai più a qualsiasi insieme, chiamato chiesa o chiamato altrimenti, no? Perché da questi libri e da queste conversazioni che ho avuto mi è venuto chiaro che il messaggio ricevuto da queste due ascoltatrici, no, è accessibile a tutti, cioè non è razziale, non è genderiale, no, tutti. Questa era l'idea del principio, che Dio ci chiama, che Dio vuole partecipare alla nostra vita, ci lascia essere, ma è interessato a noi, no? Se solo lo ascoltassimo. Ma noi siamo così occupati, preoccupati della nostra vita, di tutto quello che c'è da fare, che non abbiamo tempo, lo chiamiamo quando c'è qualcosa che va male. Però hai detto una cosa importante. Dio, non c'è un Dio cattolico, un Dio induista, un Dio buddista. Una volta un prete mi ha detto: noi siamo così ecumenici, così aperti che accettiamo anche gli ebrei. Io l'avrei preso a sberle, perché siamo tutti figli di Dio, siamo tutti scintille divine scese in un corpo, le religioni le hanno fatte gli uomini e Dio parla a tutti. Esatto. Per cui io personalmente vado in India, vado a pregare nei templi buddisti o induisti, vado in sinagoga o vado in chiesa, ma vado dove sento che c'è, perché i templi sono come le camere orgoniche, sono dei centri dove tu ti raccogli, potresti farli anche in un bosco e puoi pregare, ma Dio è uno e l'abbiamo dimenticato. Esatto. E Dio ha parlato non solo in Svizzera, o in America, o in India. O in Israele. Dappertutto. Israele forse è qualcosa in più, nel senso che
ha scelto un popolo, no, per essere il sale della terra, non altro, il sale della terra, cioè era inteso come primo passo, no, per muoverci verso il Dio che è sempre presente, che però noi non così, fissiamo una chiesa oppure fissiamo un dogma, e allora per me non è più un messaggio, cioè io devo dopo attingere a quello che l'uomo inventa. Ma il sale della terra non è l'intelligenza? Esatto. È l'intelligenza che sboccia e che porta. Esatto, ed era il compito, diciamo, dei profeti. Non so, i profeti hanno comunicato questa informazione, no, però già lì si è formata un tempio, cioè c'è stato addirittura un tempio distrutto nel VI secolo prima di Cristo, che avrebbe dovuto dare un segnale. Perché avete bisogno di un tempio e non comunicate direttamente con voi? Perché devo continuare a mandarvi un Mosè quando io vorrei che voi cambiaste, che voi mi chiamaste, che voi partecipate così a essere la voce, no, per aiutare a quelli che hanno bisogno per i primi passi. Anche noi come genitori, noi proponiamo il nostro credo ai nostri figli, così come ho fatto anch'io, ma a un certo punto loro diventano maturi e hanno le loro scelte. E io, insegnando anche 20 anni all'università, io chiedevo sempre ai studenti, no, di riflettere sul tema che stiamo toccando, sia religione che psicologia. Non voglio che mi rigurgitate quello che io ho già detto, lo sapevo già, e non voglio che vi ripetete quello che il testo che vi ho dato, l'ho già letto. Io vorrei sapere cosa ne pensate voi. Quindi li hai stimolati sempre al ragionamento. Esatto. Io qui ho fatto un errore, ho detto che è l'energia divina, in realtà è Gesù che parla, qui si parla di Gesù, quindi è l'intelligenza, la luce cristica che si manifesta a queste due cristica, donne. Cristica, sì. Che si manifesta a queste due donne. Però tu hai aperto un'altra cosa interessante con tutto questo discorso, che non è la religione, ma è la spiritualità. La religione è fatta da uomini e di regole, esatto. La spiritualità viene da un livello più alto. Sì. E questa spiritualità l'abbiamo tutti in noi, la scintilla, come dicevi tu, ce l'ha ogni essere umano. Forse una scintilla un po' più bozza è quella che hanno gli animali, anche loro hanno un'essenza, no? Perciò sono degli animali molto più avanti, i delfini e così, che vedi che hanno un'intelligenza, no? Noi siamo degli esseri umani, cioè noi abbiamo il privilegio, il compito, no, di comunicare attraverso chi ci aiuta, attraverso i profeti, attraverso... Però se cediamo a questa informazione, abbiamo la responsabilità di assicurarci che venga da un medium o venga da una voce, no, che è in sintonia con il Cristo. Perché ci sono altre voci molto forti, al momento fortissime, che cercano di distoglierci. Sì. Con più noi cerchiamo e vaghiamo, no? Con più non è necessario, perché non saremo mai in contatto con la radice. In sia in psicologia che in India si dice tanta luce, tanta ombra. Infatti Gesù ha dovuto lottare con Satana, per cui più cerchi di andare in alto e più hai la tentazione forte, più hai l'ombra, l'altro, come qualcuno lo chiama, che si manifesta. Però noi non dobbiamo aver paura del male, no, se cerchiamo una via di luce. Se Cristo è riuscito 3 volte, no, tutto questo ti do, gli fu detto, tutto questo puoi avere, no, se solo ti inchini a me. E lui ha fatto così. E lui non si è inchinato.
E questo qui vuol dire che... Vale anche per noi. Assolutamente. Il Dio soldo, il Dio successo, il Dio... Abbiamo la responsabilità di approfondire. Cioè io non posso ripetere quello che hanno detto loro, perché è impossibile. Era un loro messaggio. Ok. Volevo dirti, se uno volesse trovare questo libro, adesso io metterò in sovraimpressione il titolo e il vostro indirizzo di Lugano, della casa editrice, al limite qualcuno può scrivervi. Senza. E poi vediamo se cosa si può fare in Italia. Ci rivediamo, okay, per una seconda puntata. Grazie mille. Grazie. Grazie.